iniziare questo video volevo salutare due di voi. Campanaro 67, grazie per tutti i commenti che mi lasci sotto nei video, e Lorenzo Azmiei, spero di averlo pronunciato bene. Se volete essere salutati anche voi nei video, basta solo guardare praticamente quasi i miei video, cioè quasi tutti i miei video, e commentare sempre, e io vi saluterò in un video. Detto questo, iniziamo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete neanche un solo video, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia, seguirmi su Instagram. E detto questo, vi mostro tutti i miei regali di compleanno. Allora, sono un po', per cui stringo e ve le faccio vedere. Diciamo che due l'avete già visti nel vlog. E se non avete visto il vlog dove io festeggiavo, andatelo a vedere, che vedete i regali ovviamente già. Iniziamo infatti dai regali che ho fatto vedere nel vlog, che sono in questo pacchettino dello Swarovski. Mi sono autoregalata il braccialetto dello Swarovski della Disney, che è fatto così, ma vi metterò qua vicino la clip così almeno le vedete meglio, così non mi devo avvicinare, e con tutti i regali ovviamente. C'ha i brillantini con il fiocco di Minnie, e poi dietro c'è praticamente il logo dello Swarovski, cioè il cigno dello Swarovski. È molto bello, l'ho pagato 80 euro, perché non so se volete, l'ho pagato 80 euro, per cui se per caso volete prenderlo, andate dalla Swarovski e prendete il braccialetto, che è bellissimo, ve lo assicuro. E questo era l'autoregalo che mi sono fatta. Iniziamo dal primo regalo ricevuto, che è praticamente questo libro, Mano di donna, di Giuseppe Giuin. Praticamente dovrebbe parlare di un delitto d'amore sul lago di Como. Io sono di Como e dovrebbe parlare, ovviamente, dato che non l'ho mai visto, ma lui praticamente abita a Como, dove abito io, e da quello che ho capito dovrebbe parlare sul lago di Como, su tutto in generale. Non lo so, però poi vedrò, vi farò sapere se è bello. Poi passiamo al secondo regalo, che è questo qua della Just, che mi hanno regalato. Allora, il sacchettino della Just sono sempre top. I prodotti della Just sono fantastici. Mi hanno regalato gli occhiali della Just, che si chiamano Zoppini Firenze. Ovviamente, questa è la scatolina, che è troppo carina. E dentro praticamente era così, con il bigliettino. Credo l'istruzione, ma... E poi era presente, cioè, era praticamente così dentro, con il suo... fatta così, perché poi non mi vengono le parole, poi mi pappino. Comunque, è carino perché c'è scritto Zoppini Firenze. E sono degli occhiali della Just. Infatti c'è anche il bigliettino, ve le farò vedere da vicino ovviamente nella clip, però sono bellissimi. Adesso li indosso, vediamo. Allora, scrivetemi sotto nei commenti e mi dite se sto bene, se vi piacciono, eccetera. Cioè, secondo me sono carini addosso a me, poi non lo so, fatemi sapere sotto nei commenti. E sono carini perché c'è il logo di fianco, poi c'è scritto praticamente, sì, c'è il logo, e sono praticamente rotondi, fatti così, neri. Sono molto belli. Io sinceramente non sapevo che la Just faceva anche
vendeva anche gli occhiali, almeno non so se li vendono, però passiamo a un altro regalo. Poi c'è questo regalo che era qua dentro nella busta e la busta è troppo carina, troppo bella con questi fiori, farfalle, eccetera. E dentro questa busta praticamente mi hanno regalato questa borsa a tracolla, è una borsa a tracolla fatta così, ha dietro una tasca praticamente bella grande, spaziosa, e poi ce n'è un'altra davanti che si apre e c'è un'altra tasca anche qua spaziosa grande, e dentro ovviamente anche dentro è bella spaziosa. E se non sbaglio c'ha due taschine fatta così, ma tanto ve la vedete nella clip, è vicino così almeno. E c'ha dentro anche il taschino, quello dove, dove metti tutto quello che vuoi. Questa è fatta praticamente nera con scritto Yow B. E praticamente è marrone, bianca, nera, un po' particolare, diciamo. È della Dasinguel. Io adesso leggo all'incontrario e diciamo che non ho capito bene come si dice la marca, perché è di marca. E vabbè, vi metterò il nome, perché leggerla all'incontrario sinceramente non ho capito bene. Comunque, questo era l'altro regalino che mi hanno fatto ed è una borsa. Poi passiamo, che è di acqua e sapone. Ovviamente non dico chi me l'ha fatti, perché giustamente preferisco che restano privati. C'era dentro in questa confezione, fatta così, praticamente orologio, e era troppo bella, allora ho voluto tenerla. E dentro in questa confezione c'era questa pochette rossa, fatta così, bella grande, e dentro c'era il profumo, questo qui, che praticamente è di Manila Grace, 50 ml di profumo. Ha la particolarità che questo, quando toccate la scatola si sente, cioè praticamente questi pallini sono, adesso non mi viene il nome, però quando li tocchi non mi viene il nome, comunque sono belli praticamente. Quando adesso vi faccio vedere il profumo, che l'ho già aperto ed è anche buono perché è fatto così. È molto carino perché anche qua è praticamente uguale alla scatola, però ovviamente è liscio e ha un buon profumo. Non l'ho mai avuto ed è molto molto buono. Non è forte, è una via di mezzo, anzi neanche, è praticamente dolce, in poche parole. Comunque questo qua era dentro la pochette e anche questo è un regalo molto utile. Ah, la pochette ovviamente è bella grande, spaziosa, lunga. Io non so quante volte dirò ovviamente, ma vabbè. Passiamo all'ultimo regalo, perché allora in teoria ce ne sono altri che però non mi sono ancora arrivati, ve le farò vedere più là. Scusate, ma dato che questo video lo volevo già mettere su, preferirei farvelo vedere subito. Gli altri regali poi quando arriveranno ve li farò vedere, perché ci sono anche gli autoregali, che ce ne sono due, però ve li farò vedere in un vlog. L'ultimo regalino, che è questo qua della Tune con il sacchettino, è bellissimo e io adoro la Tune. Praticamente è questa confezione gigante. Prima volevo farvi vedere la farfallina, cioè la farfallina, il fiocco dove spruzzano il profumo, che mamma mia è bellissimo, e io faccio la collezione di questi perché sono stupendi. Poi dato che c'è anche il profumo,
sopra quando lo spruzzano è una figata. Questa scatola invece non la apro perché vi faccio vedere solo che era difficile metterlo dentro, in poche parole. Allora, dato che faccio fatica poi dopo a rimetterlo dentro, vi faccio vedere la clip qua dove l'ho trovato sul sito, che lo vedete meglio. Sono praticamente due tazzine di caffè, una rosa e una blu molto particolare, con scritto caffè al volo. E in più c'è anche la zuccheriera, che è questa zuccheriera fatta, come vedete, nella clip. E praticamente come un cupcake, in poche parole. È molto carina perché c'ha questi dettagli tipo rosa, arancione, azzurro. È molto molto bella. E comunque non c'è tanto da descriverlo perché nella clip li vedete meglio. E secondo me, cioè, è bellissimo. E appunto sono due tazzine con la zuccheriera della Thun. Mi sono dimenticata di farvi vedere anche questi, che ovviamente sono stati il mio primo, secondo regalo, più o meno. E sono questo mazzo di fiori, di rose che io ho diviso. Rose, rosse e rosa. Questo mazzetto qui. Ovviamente vi lascio le foto, se no andatele a vedere su Instagram, che lì vedete il mazzetto completo. E questo era un altro regalo. E comunque questo era l'altro regalo che mi hanno regalato. Poi giustamente non c'entra niente come gli autoregali, ma mia mamma, dato che non usa il burro cacao e l'ha vinto, se non sbaglio, al supermercato, mi ha regalato anche il burro cacao della Cin. Non c'entra niente, ma ho detto vabbè, già che ci siamo, poi me l'ha dato il giorno del mio compleanno, allora alla fine ve l'ho voluto fare vedere, in poche parole. Ok, questi erano tutti i miei regali di compleanno, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto. E se non avete visto il vlog, andatelo a vedere. Io vi aspetto sul canale se ancora non vi siete iscritti, e ovviamente anche su Instagram. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Possiamo chiudere. Per cui al prossimo video. Ciao!